penso che l'idea fosse che bisognava arrivare a uno sgombero comunque attivo e non all'accettazione di una fuoriuscita o di un trasferimento. Sulle questioni sociali non vanno, a mio avviso, aperte le trattative la mattina dello sgombero o la notte dello sgombero. Era uno sgombero programmato, quindi gli interventi sociali andavano fatti prima. Quello che io volevo evitare, che altri insieme a me volevano evitare, era un epilogo con una prova di forza, perché è chiaro che quando deve intervenire la polizia di fronte a bambini, a donne, a famiglie, è sempre qualcosa di negativo. Se si fosse fatta una trattativa precedente, un'offerta alternativa alle famiglie, con una mediazione degli assistenti sociali, con un accompagnamento, avremmo potuto evitare quella notte e soprattutto quella mattina. Credo che invece la scelta fosse un'altra, e l'abbiamo visto dal dispiegamento di forze dell'ordine, arrivate addirittura dalla mezzanotte del giorno prima, che avevano creato una zona rossa, una grande partecipazione di uomini delle forze dell'ordine. Penso che l'idea fosse che bisognava arrivare a uno sgombero comunque attivo e non all'accettazione di una fuoriuscita o di un trasferimento. E questo secondo me è sbagliato, perché quella non era un'improvvisazione, è un luogo dove le persone vivevano da 20 anni, molte di loro hanno la residenza a via Cardinal Capranica, molti dei bambini e dei giovani sono nati e hanno sempre abitato lì, quindi non c'era l'urgenza di cacciarli in mezz'ora come poi è stato. Sicuramente a Roma io ritengo che la questione dell'abitare sia uno dei grandi temi. Sappiamo che gli ultimi piani per l'edilizia residenziale pubblica sono di tanti anni fa. Da allora non c'è più stato un pensiero, soprattutto per le fasce più svantaggiate della nostra città. Teniamo conto che a Roma c'è una lista di attesa per le case popolari che contempla 12.000 famiglie. A queste vanno aggiunti circa 8.000 persone che stanno in occupazione, circa 6.000 persone che vivono nei campi Rom, quelli che vivono letteralmente in strada, le persone che vivono in macchina. Cioè è una città nella città. È chiaro che non possiamo porci questo tema soltanto come un tema di ordine pubblico. Cioè noi dobbiamo, dai costruttori ai movimenti per la casa, con tutto ciò che ci passa in mezzo, rimetterci insieme e trovare delle soluzioni. Per esempio, a noi di Democrazia Solidale colpisce e sta a cuore il fatto che a Roma, come in gran parte d'Italia, ci sono tanti spazi vuoti, anche spazi pubblici vuoti, e troppa gente senza casa. Democrazia Solidale, Demos, in sigla, è nata con un'idea. Ci sono tante persone in Italia che non si riconoscono più nei partiti presenti, spesso perché non trovano più nei partiti le idealità alte che li muovono quotidianamente. È sicuramente la realtà di tanti come me che provengono dall'associazionismo, associazionismo cristiano ma anche laico. Sono tanti che per esempio in passato hanno votato a sinistra, sono tanti che hanno delle idealità e che non si ritrovano più nei partiti. Noi crediamo che in un momento di crisi sociale forte come quella attualmente presente in Italia, bisogna mettere in campo un'altra proposta politica. Noi vorremmo ricominciare ad avere delle proposte e delle visioni per la nostra città, per le regioni, per il nostro paese, che non siano solo la demonizzazione dell'avversario. Nel febbraio di quest'anno Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, ha aderito a Democrazia Solidale e parlando con lui, confrontandoci con lui, è nata questa idea di una candidatura alle elezioni europee. In questo senso abbiamo colto con grande piacere la proposta del Partito Democratico, con questa lista larga, di ospitare anche Pietro Bartolo nelle liste, ed è stata secondo noi una scelta lungimirante, visto anche il successo che ha avuto Bartolo, perché anche questo risponde all'idea che servono anche dei testimoni in politica, persone che siano riconoscibili dagli altri per quello che hanno vissuto, per quello che rappresentano.
In un sistema proporzionale abbiamo capito e colto con favore la proposta di Zingaretti, fatta addirittura prima di diventare segretario, perché quando ci propose di fare una lista per le regionali lo scorso anno, ancora non era segretario, di creare un campo più largo, di creare un'alleanza che potesse raccogliere anche sensibilità, culture e approcci alla politica differenti. Questo evidentemente ha funzionato lo scorso anno nelle elezioni del Lazio, in un momento in cui il centrosinistra ha perso a livello nazionale, ma potrà funzionare, può funzionare, lo abbiamo visto anche alle elezioni amministrative recentemente in diversi comuni, perché evidentemente serve il contributo di diverse forze.